Ciao a tutti, in questo videocorso base per DJ andiamo a vedere il loop audio. Bene, per spiegarvi come funzionano i loop userò il CDJ 350 della Pioneer. Nella parte loop, dove ci sono i tasti illuminati di giallo, troviamo, a partire da sinistra, in, out, reloop, exit, beat loop e sotto hot loop, hot adjust e loop divide. Ci sono dei simboli meno e più che vi spiegherò tra poco. Il loop serve per impostare una sequenza che si ripete nel brano musicale. Questi sono i tasti che vi ho fatto vedere, che vi ho nominato prima. E adesso andiamo a fare il loop. Metto in pausa, imposto un punto in e un punto out. Adesso la sequenza si può ripetere volendo anche all'infinito. Con i due tasti loop e divide possiamo dimezzare le battute della sequenza e poter tirare fuori un altro effetto. Abbiamo anche inserito nel tasto out del loop un loop adjust che serve per aggiustare il loop in uscita. Si schiaccia e con il jog si sceglie il frame migliore per uscire dal loop e quindi creare un loop che sia preciso. Il reloop exit serve per uscire dal loop appena impostato o per richiamarlo. Finché non si imposta un altro loop, quello rimane memorizzato per tutto il pezzo, per tutto il brano. I simboli meno e più sui tasti loop divide sono proprio relativi ai tasti che servono per dimezzare le battute o raddoppiarle. Volendo si può schiacciare direttamente il loop divide per impostare una sequenza in automatico. Ci sono tantissimi modi per usare il loop, è molto divertente. I loop possono servire come effettistica, oppure possono servire come aiuto per far uscire o far entrare un brano. E questa è una panoramica generale dell'utilizzo del loop. Iscrivetevi al mio canale J.José per essere sempre aggiornati sui nuovi video pubblicati. Grazie e al prossimo party DJ Spacca!